Sono rare, anzi rarissime le occasioni in cui il pareggio è consentito nel mondo della pallacanestro e in poco meno di due mesi Basket City non ha voluto farsi mancare neanche questo. Prima la Virtus nell'andata dei quarti di Coppa Le Man, ora la Fortitudo nel primo atto della finalissima del campionato di Serie 2 giocata a Roma, un segno X che rimanda quindi a mercoledì pomeriggio al Paradozza l'assegnazione del titolo di campione della Serie 2, ricordando però che entrambe le squadre sono già certi di partecipare alla prossima Serie A. Un pari che soddisfa soprattutto la Fortitudo considerando le difficoltà non poche che hanno costretto Cocianti Antimo Martino a rivedere priorità ai minutaggi. Alle assenze già certe della vigilia di Andrea Benevelli nel gruppo solo per onor di firme Giacomo Sgorbati si sono infatti aggiunti i problemi di Giovanni Pini alla schiena e la febbre che ha messo fuori combattimento Matteo Fantinelli, quest'ultimo dovrebbe però essere recuperabile per la sfida di ritorno. E come sempre accade in occasione delle partite che non hanno una posta in palio pesantissima, a fare la differenza sono le motivazioni. A Roma, giusto precisarlo, il clima è stato più da All-Star Game: che da finale, ancorché divisa in due atti, perché nessuno ci ha messo a troppa cattiveria agonistica. Lo scudettino interessa, certo, ma Virtus Roma e Fortitudo sono già giustamente appagate perché al termine di una grande stagione hanno ottenuto la promozione nella massima serie. E così, in questo clima un po' particolare, si è andati avanti senza troppi strappi, rimpallandosi vantaggi e contro-break fino agli ultimi minuti, con Roma valti di qualche lunghezza prima del ribaltamento bianco-blu firmato da Carlos Delfino. Ultimo giro di lancette, poi con il pari capitolino siglato da Amara Libegovic, uno dei tre figli di Teo, e fortitudo che non è riuscita a chiudere con un successo per l'errore in sospensione di Rosselli a pochi secondi dalla sirena.